Per Alessandro oggi siamo sempre più che mai dentro la notizia in compagnia di Gigi Moncalvo. Che cosa sta succedendo in questo governo? Ci sono delle decisioni sostanziali per noi cittadini? E c'è una tensione altissima che resta sotto traccia. La tensione altissima preoccupa molto il Quirinale, i palazzi del potere, e potrebbe esplodere lunedì sera nel momento in cui si sapranno gli esiti dei ballottaggi. Ormai ce li siamo dimenticati, ma ci sono dei ballottaggi molto importanti in alcune città. Ebbene, se avverrà, come probabile, che Matteo Salvini, non si può dire la Lega, Matteo Salvini ormai è la Lega, è l'impersonificazione, porterà la Lega a un nuovo successo, che toccano molto da vicino la pancia del paese, l'emotività del paese, l'ultima, il censimento dei Rom, eccetera. Beh, se Salvini dovesse vincere a mani basse, si creerebbe un grosso problema, perché si arriverebbe al punto che il Movimento 5 Stelle imploderebbe e la crisi interna che sta dividendo in maniera clamorosa il Movimento 5 Stelle esploderebbe addirittura con una eventuale e probabile uscita dal governo. Che cos'è il problema dei 5 Stelle? Il problema dei 5 Stelle sono Di Maio e Casaleggio. Grillo non voleva che i 5 Stelle andassero al governo. Sa che i 5 Stelle sono un partito di opposizione e quindi sa che c'è bisogno di anni di opposizione per poter. È un partito contro, non è un partito per. D'altra parte, gli scandali che stanno succedendo, la raggine combina di tutti i colori, non ultima quella con questo faccendiere, consigliato però da alcuni alti esponenti del gruppo Di Maio, creano uno sconquasso, ma c'è soprattutto la grande preoccupazione dei sondaggi, perché la Lega ha superato e di gran lunga i 5 Stelle nei sondaggi ed è il primo partito in Italia. C'è il presidente della Camera, Fico, che impersonifica questa contrarietà, che è l'unico che replica Salvini, che accusa Di Maio, Fico accusa Di Maio di non essere sufficientemente deciso nel contrastare Salvini e di non essere stato capace di darsi la visibilità che Salvini è riuscito a darsi, ma soprattutto lo rimprovero di incapacità politica. Ad esempio, l'unica cosa concreta che Di Maio aveva sotto mano era questo contratto per i cosiddetti riders, coloro che vi portano la pizza a casa, il Pony Express, eccetera. Beh, Di Maio che cosa ha fatto? Ha risolto il problema? No, c'è davvero questo rischio, ma c'è anche un altro rischio, che Salvini ha un'altra carta pesante da giocare, la carta Europa. In che senso? Dovete sapere che Paolo Savona, il contestatissimo ministro che doveva diventare ministro dell'economia e poi venne mandato al Ministero dei Rapporti con l'Unione Europea, beh, è stato lasciato praticamente senza deleghe. Gli hanno tolto le cose più importanti, pensate che gli hanno sfilato prima la poltrona da ministro del Tesoro, poi gli hanno sfilato la delega ai fondi europei di coesione, leggo perché bisogna essere precisi, che è finita a Barbara Lezzi, ministra per il Sud dei 5 Stelle, con i malumori della Lega, perché la Lega è lo sponsor di Paolo Savona. Ora ne hanno fatta un'altra a Paolo Savona, hanno deciso di tenerlo lontano dal Consiglio degli Affari Generali dell'Unione Europea, quello che tra le altre cose prepara le riunioni del Consiglio Europeo e decide sul bilancio. Avete visto quanto ha strepitato Salvini, dice non bisogna andare là e firmare quello che già hanno preparato la Merkel e Macron, si riferiva a questo. Ma attenti, c'è una lotta all'interno del governo e Di Maio non interviene e lascia andare, perché è un modo di dare un messaggio negativo a Salvini, tra il ministro degli esteri Moavero e lo stesso Savona, perché è Moavero che vuole riappropriarsi come ministro degli esteri delle importanti deleghe sulla politica europea, tra cui una formidabile che riguarda una montagna di denaro da destinare all'Italia. Questa è un'altra grande battaglia che si sta svolgendo e la Lega sta aspettando che rompano ancora un po' le scatole su Savona e potrebbe anche esplodere lo stesso Savona. D'accordo con Salvini, potrebbe arrivare a creare quella tensione che dicevamo all'inizio. Ringraziamo come sempre Gigi Moncalvo, Gianmaria Zagner, Alessandria Oggi.